Oggi modalità festiva, il che vuol dire niente live da un'ora, ma lo stesso vi condivido una breve analisi e carrellata di notizie, giusto per rimanere sul pezzo. Quindi nel video di oggi non ci sarà purtroppo la parte dedicata alle vostre domande, in quanto non live, per quella dovete aspettare venerdì, non più di tanto, ma vi riporto le notizie più importanti di cui si è parlato in questi ultimi giorni, ma soprattutto andiamo a dare un'occhiata ai grafici più interessanti. C'è Bitcoin che in questo momento è più interessante che mai, è lì che sta aspettando di fare qualcosa, dobbiamo capire cosa, e ora più che mai è importante guardare bene certi livelli di prezzo, seguire con attenzione certi possibili scenari, perché poi il riuscire a intercettarli al momento giusto fa la differenza. Per evitare di farsi male, molti tendono ad essere più bullish del dovuto, permettetemi il termine, bisogna appunto essere realisti, innanzitutto grafici alla mano e seguire quello che è il suo andamento. Oggi andiamo proprio a vedere ogni dettaglio, ogni livello, ogni possibile scenario e vi dico come ho intenzione di comportarmi io in ognuno di questi casi che vi mostrerò. Poi, non da meno, andiamo a vedere le altcoin, perché abbiamo un Ethereum, un BNB e tante altre che sono carichissime se si guarda la coppia contro BTC. Quindi BTC potrebbe perdere ulteriormente dominance e la alt season cosiddetta potrebbe continuare nonostante la fase, ahimè, ribassista di BTC. Situazione molto strana, difficilmente già vista, però vale la pena ovviamente analizzarla, approfondirla e andare, perché no, a ipotizzare delle posizioni su alcune coppie alt BTC che veramente sono molto ben messe. Quindi tenetevi forte e seguitemi perché ci sarà tanto da guardare. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Partiamo, come vi dicevo, da un paio di notizie di cose che stanno succedendo e sono successe negli ultimi giorni. La prima è una cosa che succederà in realtà tra poco, ma per cui c'è un sacco di FOMO. È la conferenza dedicata a Bitcoin più grande degli Stati Uniti sicuramente, ma anche tra le più grandi al mondo. È la Bitcoin 2021 che si terrà a Miami il 4 e 5 giugno, quindi prossimi giorni. In realtà qualche pre-evento è già iniziato. Come mai c'è molta FOMO nell'aria? Beh, perché all'interno di questa conferenza ci saranno degli speech, ovviamente dei principali player del mondo delle cripto, dei principali exchange, dei principali progetti e così via, e quindi si pensa che verranno anche rivelate delle novità, insomma, fresche proprio per l'occasione di questa conferenza. Ma inoltre ci saranno alcuni personaggi politici di spicco, come ovviamente il sindaco di Miami, ma anche alcuni senatori degli Stati Uniti, nonché persone dal mondo della compliance e appunto dal mondo politico, quindi non si sa cosa potrebbe saltar fuori, magari anche qualcosa di interessante proprio da un punto di vista di accettazione e regolamentazione positiva, a me piace chiamarla così, di Bitcoin. Comunque, questa era la prima notizia, vale la pena seguire quello che accadrà perché ho idea che le notizie più interessanti dei prossimi giorni arriveranno proprio da qua. Seconda cosa, passiamo un po' abbassiamo il livello della serietà, il nostro Dogecoin, che ultimamente, non lo so, io ne ho sentito parlare un po' meno, magari perché non mi sono tanto informato, ma un po' stufato, Dogecoin e le meme coin, a dire il vero, viene listato su Coinbase Pro a partire da domani, ok? Già da ieri, risale a ieri la notizia, e effettivamente ha pompato abbastanza in risposta, mi pare di avere visto, fatemi dare un'occhiata volante a Doge, sì, ha fatto uno dei suoi pump, nonostante il grafico non è che mi faccia lo stesso impazzire, magari poi ci andiamo a dare un'occhiata. In ogni caso hanno aggiunto appunto a Coinbase Pro Doge con le principali coppie in valuta fiat. Inizialmente verrà aggiunto con modalità di soli limit order e poi verrà sbloccato completamente il trading. Sinceramente non penso che questo avrà grossi effetti sul prezzo, sinceramente, soprattutto perché è una meme coin, ma l'effetto Coinbase ormai è più un effetto di FOMO nel momento in cui esce la notizia che verrà listato, e poi al momento del listing di solito è un non evento perché comunque è già completamente prezzato. Poi
Parliamo di ETF su Bitcoin. Sapete che ce ne sono parecchi in coda e l'SEC è lì che deve decidere se approvarli oppure no. Chi vuole andare a erogare questi ETF fa la sua proposta, la manda all'SEC, l'SEC la valuta, valuta l'asset, trae le sue conclusioni e dice ok o non ok. E si sta prendendo ancora più tempo. Teoricamente doveva essere la scadenza, non mi ricordo quanto, però mi pare che sia 45 giorni all'inizio dalla proposta, però la SEC ha la facoltà di andare a ritardare appunto la sua decisione. E ha detto che andrà a ritardarla per il momento al 14 di luglio, perché vuole avere un tempo sufficiente per andare a valutare la volatilità di Bitcoin. Poi sapete, in questo periodo purtroppo si tratta di temi quali manipolazione, appunto volatilità e così via, e quindi non è sicuramente un periodo amichevole per l'approvazione di un ETF su Bitcoin, non è certo il suo periodo migliore. Comunque stiamo a vedere, questa saga degli ETF va avanti da tempo e sono curioso di vedere come finirà, prima o poi li approveranno. Allora, poi tocco cripto, ecco, questa era una notizia interessante secondo me, perché va un po' fuori dalle solite giurisdizioni Europa e Stati Uniti. Si parla dell'Indonesia. Vi ricordate tocco cripto? Quel è stato conosciuto in primis per il token che è stato lanciato tramite il launchpad di Binance, ed è il token del launchpad che ha ottenuto mi pare il profitto maggiore in assoluto al momento del listing. Era partito da 0,10 e al momento vale $2, ma mi pare che al listing era addirittura schizzato a un prezzo molto più alto. Io ricordo che c'ero rimasto perché, guardando le statistiche, era il launchpad forse addirittura più profittevole di sempre. In ogni caso, Toco Crypto è anche un exchange con dietro Binance, supportato dal programma di, appunto, di, mi pare si chiami Binance Cloud, che Binance in sostanza ti dà l'infrastruttura, tu costruisci l'exchange e poi Binance ovviamente c'è dietro e continua a sostenere il progetto. In ogni caso, in Indonesia questo è diventato il principale exchange e al momento sta puntando a fare la IPO, ovvero la vendita pubblica, quindi a quotarsi in borsa di fatto. E questo è molto interessante. In Indonesia il trading delle cripto è completamente legale, ma paradossalmente come metodo di pagamento non è ancora stato legalizzato. È una situazione un po' strana, non so cosa ne pensate, magari ditemelo anche nei commenti come vi sembra questa apparente contraddizione. E comunque interessante, perché vedere gli exchange che si quotano in borsa è sicuramente uno step avanti. Poi, ultima cosa riguarda il mondo DeFi. Io sapete che seguo DPI, che è il DeFi Pulse Index, quella sorta di ETF sulla DeFi, perché io personalmente ci investo, e effettivamente vedo che è in uptrend l'erogazione, la supply di DPI, e la supply cresce al crescere ovviamente della sua domanda, degli investitori che li vogliono acquistare e detenere. E una curiosità interessante è che la maggioranza degli investitori, più del 50%, detengono almeno 250 unità, che sono, ho fatto il calcolo al prezzo attuale, circa $100,000, qualcosina in più. Bene, queste erano le notizie del giorno, adesso andiamo a vedere un paio di grafici, ok? Oggi facciamo, ve l'ho detto, come se fosse una live, ma purtroppo senza le vostre domande, in maniera un po' più riassuntiva. So che ad alcuni di voi piace e comunque non vi mancherò a lungo, perché venerdì ci rivediamo già in live. Oggi è la versione festiva. Partiamo da Bitcoin. Allora, Bitcoin bisogna fare molta molta attenzione, perché oggi ho letto alcuni messaggi che mi sono arrivati, nonostante appunto non sono a pieno regime, non l'ho presa come giornata lavorativa, qualche messaggio l'ho letto e ho visto che c'è molta FOMO nell'aria, breakout, ricominciamo, ripartiamo, doppio minimo, molti andavano a sancire già il doppio minimo. Ecco, io vi dico,
fate molta attenzione, non fatevi prendere dall'entusiasmo, riflettete molto bene, perché questa è una situazione, a me spiace fare sempre il rompiscatole di turno, è una situazione che è tutto fuorché bullish per il momento, quindi magari la ritornerà bullish, però non la è ancora, e quindi è prematuro andare a prendere posizioni da bull market quando bull market non lo è, perché il risultato può essere catastrofico. Quindi ascolta bene quello che ti sto per dire sull'analisi di Bitcoin prima di fiondarti a mercato senza considerare le possibili conseguenze. La situazione è sempre la solita, ovvero abbiamo fatto il nostro costrutto di top, abbiamo chiuso una delle candele mensili più brutte della storia di Bitcoin, è stato un mese, maggio 2021, che è il quarto mese peggiore, se non erro, con un meno 35% della storia di Bitcoin dal 2011. Attenzione, stiamo parlando veramente di un mese terrificante. Chiusura di una candela mensile del genere, candela settimanale comunque assolutamente bearish perché ha costruito un top, ha perso due supporti chiave e non c'è ancora segno sufficiente di domanda volta a ristabilire quantomeno un equilibrio o un minimo di spinta rialzista. Quindi la situazione sul breve termine è bearish, la situazione sul macro, ovvero il lungo termine, che solitamente io lo vado ad analizzare sul time frame settimanale, è una situazione estremamente a rischio, perché abbiamo trovato per il momento il low, che è la chiusura, il minimo locale in chiusura settimanale in zona 34.700. Al momento c'è un minimo, ma minimo proprio, giusto il minimo indispensabile di domanda che sta facendo un piccolo storno e stiamo andando a cercare l'high, ovvero il massimo locale. Sapete che ogni movimento è contraddistinto da un minimo e un massimo locali, swing low e swing high si chiamano. Qualora i low e gli high fossero entrambi decrescenti, siamo in un downtrend. Viceversa, siamo in un uptrend. Se si trovano invece a pari livello, non c'è direzionalità al momento. Quindi, lato macro, lato settimanale, noi per il momento cosa abbiamo? Abbiamo un top fortissimo, un massimo veramente difficile da andare a recuperare, al quale abbiamo fatto seguire la perdita di questo supporto, quindi prima incrinatura di struttura, si è un po' andata a infragilire la struttura, poi la chiusura qua sotto ha confermato che la struttura è danneggiata ed è rotta per il momento, abbiamo trovato il low qua sotto, che è più in basso del nostro vecchio supporto, e adesso dobbiamo trovare l'high. Quindi se l'AI dovesse essere, beh, sicuramente mi immagino sarà più basso di questi, altrimenti sarebbe veramente un movimento anomalo, immaginatevi di tornare qui adesso, sarebbe molto strano, non so, voi ve l'aspettate, ditemi anche cosa vi aspettate voi nei commenti, che così ne discutiamo e vediamo se voi siete bullish, se siete bearish, come vi state comportando, insomma ogni opinione conta, mi raccomando, ci confrontiamo. E vi dicevo, il trovare l'AI sarà una cosa fondamentale, perché se noi andiamo a prendere queste due resistenze, la situazione potrebbe un po' iniziare a migliorare, a dare qualche parvenza di miglioramento, non a ritornare bullish, attenzione, perché per ritornare bullish, io ve l'ho detto, vorrei vedere recuperati i 50.000, perché su time frame giornaliero vedete che sono l'origine dell'ultima leg down, dell'ultimo impulso ribassista del dump. Quindi perlomeno vorrei vederlo tutto quanto assorbito per poter riacquisire una carica rialzista. Altrimenti la riacquisizione di questi due livelli dà qualche piccola speranza. In particolare però, facciamo più chiarezza, questo primo livello non dice praticamente nulla, cioè darebbe un minimo di accelerazione sul breve, perché è un livello costruito su time frame giornaliero, attenzione, che al momento funge, come vedete, da resistenza. Andarlo a rompere di fatto ufficializzerebbe, quello sì,
questo doppio bottom locale, doppio minimo. E quindi un doppio minimo andrebbe quantomeno a creare un bottom appunto locale e a dare un po' di spinta rialzista. Però da lì a dire siamo tornati bullish ce ne vuole, perché anche una spinta rialzista originata da lì dobbiamo andare a vedere dove va a parare. Quindi il primo ostacolo sarebbe quest'altra resistenza 44.000, in cui io andrei comunque a cercare il mio short di copertura, perché sono esposto ancora al 100% spot long, vi ricordo, senza alcun tipo di copertura. Ho chiuso tutte le mie posizioni speculative per un semplice motivo di instabilità, volevo un attimo capire meglio come si va a sistemare la situazione prima di andare a riprendere eventuali posizioni, ma nel frattempo voi sapete che io holdo, non è che vendo i miei bitcoin, al limite mi copro short qualora lo ritengo necessario. E vista la situazione generale, la situazione macro, un retest di quest'area per me sarebbe un segno di andare a cercarmi uno short di copertura, perlomeno di andare a limitare i potenziali danni di un ulteriore dump. Ulteriore dump che, attenzione, sarebbe comunque possibile, perché andare a prendere liquidità da qui potrebbe essere appunto lo storno rialzista, un po' di respiro rialzista tra qui e qui potrebbe arrivare, sono i due target principali, per poi andare a dampare ancora, ok? Quindi è ancora tutto da vedere. Ve l'ho detto, il decisore, il prezzo decisore è un po' quest'area, perché se noi andiamo a superare quest'area, oltre ad aver assorbito tutto il dump, a parte che recuperiamo il range in zona dei massimi e ritorniamo quindi in una situazione che è questa, e capite bene che è una situazione bullish, perché questo si configurerebbe come un falso breakdown. Però se invece ci andiamo a fermare qua sotto, e la direzionalità predominante per il momento è in vendita, perché comunque la forza è in mano ai seller, capite bene che ci troveremmo in un punto critico dove si decide un po' tutto. Quindi c'è da capire in che direzione andrebbe l'ultimo colpo che andrebbe poi a decidere il destino bullish o bearish del macro e anche del breve. Quindi questa è un po' la situazione attuale di Bitcoin. Dobbiamo ipotizzare che il bullish scenario per ora è il recupero innanzitutto di questo livello, a cui segue, attenzione, la rottura anche di questa resistenza, chiusura un po' qua, e infine andarci a riprendere i nostri livelli di origine del dump, altrimenti non è sufficiente. Cioè ogni recupero sì va a spostare, vi ricordate la famosa lancetta delle probabilità dal bearish, che attualmente è full bearish praticamente, va a spostarlo un po' di più al bullish, però prima del recupero di quest'area, ve l'ho detto, non ci siamo ancora. Anche perché ce lo fa capire meglio il time frame settimanale, dove vedete che quest'area sarebbe proprio un bearish retest di questo livello di resistenza, a cui potrebbe tranquillamente seguire un altro dump. La direzionalità pam pam è data da queste due candele, a cui non c'è stato una particolare risposta da parte della domanda, e quindi ripeto, siamo sempre in questa situazione. Andare a recuperare questi livelli anche sul settimanale farebbe un bel bottom puntiforme che male non fa. Quindi attenzione, per definire il quadro bullish ci vuole banalmente ancora un po', altrimenti se continuiamo a rimanere indecisi in questa sorta di range, più ci rimaniamo e più il rischio distribuzione aumenta. Quindi attenzione davvero. La stessa cosa non si può dire per Ethereum e per le altcoin. Allora, le altcoin stanno reagendo in maniera inaspettatamente positiva dal mio punto di vista. Allora, guardate Ethereum dollaro, questo è il time frame settimanale, qui c'è già più risposta da parte della domanda. Guardate, nonostante l'ultimo dump sia importante, faccia una sorta di top puntiforme, la situazione è ben diversa da Bitcoin. Guardate, questo è Ethereum e guardate Bitcoin quanto è diverso. Ethereum non ha perso neanche questo supporto, mentre Bitcoin, come vedete, ha una faccia totalmente diversa, ha fatto una zona di top e l'ha persa. Quindi immaginatevi range di top e rottura a ribasso del range, mentre Ethereum è ai suoi primi approcci
con, dov'è questo il grafico, con la, col primo supporto importante, e nel mentre vedete che l'ultimo trend lineare è ancora assolutamente intatto. Quindi paradossalmente per Ethereum si potrebbe anche risolvere con una cosa del genere, il che sarebbe molto curioso, perché creerebbe un super triangolo nel laterale simmetrico, a patto che high e low lo concedano. Quindi è fondamentale che i low siano tutti crescenti, perché altrimenti se diventa un triangolo del genere la situazione rischia di diventare drammatica, perché poi se lo rompiamo a ribasso sono cavoli. Quindi ripeto, è fondamentale affinché si persegua questo scenario l'avere higher lows. Se questo scenario dovesse poi rivelarsi di fatto un'accumulazione, caspita, Ethereum potrebbe veramente spingere. D'altronde guardate anche Ethereum Bitcoin, è bullish, rimane bullish, ma paradossalmente molte coppie altcoin Bitcoin stanno rimanendo bullish. Io questo non me l'aspettavo, cioè non sapevo cosa aspettarmi, motivo per cui ho chiuso tutte le posizioni anche su alt BTC speculative, perché volevo capire anche qua in che direzione si potesse andare. Dato che dopo il primo dump di Bitcoin la reazione di tutte le alt è stata una candelona rossa su alt BTC, il che le ha portate a fare marcia indietro rispetto a BTC, molte si stanno riprendendo alla grande. Ethereum è a un passo dai massimi assoluti in termini di chiusura settimanale, sta recuperando addirittura la resistenza, il supporto che aveva perso a 0.072, quindi il grafico Ethereum Bitcoin è davvero bullish, e anche lui potrebbe perseguire quello scenario di triangolo simmetrico di accumulazione, e questo ovviamente andrebbe a portare nuovamente in vantaggio, a spostare ancora un po' in vantaggio Ethereum su Bitcoin. E lì c'è la grande domanda: Ethereum supererà Bitcoin oppure no, prima o poi? Chi lo sa, chi lo sa. E poi guardate, per sempre parlando delle altcoin, BNB cosa sta combinando. BNB aveva fatto una, aveva avuto un andamento terrificante, perché ha avuto questo dump e un follow up ulteriore che aveva disintegrato praticamente un mese di profitto in due giorni, in pochi giorni. Adesso sta recuperando già, guardate, ha fatto il suo costrutto di bottom qui, un low higher low con equal highs, e ha rotto a rialzo. Quindi qua, volendo, c'è addirittura già il setup speculativo long su quest'area. Aspettate che ve la evidenzio un po' meglio, perché in realtà ha senso prendere le shadow e arrivare fin qua, qualora dovesse andare a ripescare magari in caso di scossoni. E quindi questa è una situazione che appunto è bullish, cioè poco da dire. Se fino a poco fa BNB era una di quelle altcoin che non mi stavano piacendo, perché c'era rimasto appunto questo livello di resistenza importante e la struttura rimaneva compromessa, adesso sta veramente recuperando, anche lui è molto vicino ai massimi. Altre altcoin si stanno comportando meno bene, vi faccio un esempio: FTT, oddio, FTT sta facendo anche lui quella specie di costrutto lì, ma come vedete ancora molto lontano, e il dump gli ha fatto più male di quanto ne ha fatto a BNB. Poi abbiamo dunque Cava, che non ho capito come mai sta spingendo così tanto, ma rischia di andare a rompere tutta quest'area. Guardate, c'è un'area importantissima per Cava, che è questa qua rossa, che è uscita dal time frame settimanale, e se la andiamo a prendere e ci chiudiamo sopra, guardate che fa un bel bottom, e potrebbe, contestualizzandolo anche con tutto il resto, poi andare a farci partire a rialzo e fare dei bei numeri, fare un innescare un bel trend Cava BTC. Lo stesso si può dire su Polkadot, andiamo a vedere, che è un'altra delle più discusse dell'ultimo periodo. Polkadot anche lei si è fatta un po' più male della media e purtroppo non ha ancora recuperato quest'area 75.000 satoshi, che è quella un po' più determinante, ok? Finché rimaniamo qua sotto purtroppo siamo compressi all'interno di questo range, e quindi non c'è quell'uptrend che c'era prima. Matic, come non parlare di Matic in questo periodo? Allora, Matic al momento presenta un entry molto interessante.
4.450 e dintorni, questo cluster verde. Questo entry è interessante perché qualora andiamo appunto a fare qualche altro scossone, immaginatevi che prima o poi arriverà, visto che comunque Bitcoin è molto compresso, molto fermo, non c'è volatilità e non ci sono volumi, a uno scossone io mi aspetto che le altcoin comunque un po' di, come dire, capogiro ce lo faranno venire, perché ci saranno dei flussi di capitale rapidi. E quindi se lo scossone dovesse portare a pescare un po' di liquidità da qui o anche da qui sotto, non sarebbe affatto male. Volendo si potrebbe anche estendere fino a qui l'entry area, questa shadow. Lo stop loss è già un po' più complicato, perché si potrebbe o utilizzare appunto questa shadow e dire qua sotto io metto uno stop loss con un po' di distanza, oppure addirittura sotto a quest'altro minimo, però qua si va già ad allargare un po' troppo per i miei gusti, quindi forse conviene tenerlo un pelino più stretto ed eventualmente, se poi scatta, andare ad aspettare dove di vedere dove si assesta la price action. Ricordiamoci che abbiamo sopra una resistenza molto importante, nonostante Matic sia una delle coin a mio parere più bullish da un punto di vista di fondamentali, ma anche grafico, oserei dire, di quest'ultimo periodo. Quindi, tutto sommato, allora, innanzitutto occorre attendere di vedere, per definire Bitcoin bullish, di vedere ancora un bel po' di cose. Quindi non facciamoci prendere dalla FOMO, perché al momento mi rincuora doverlo ricordare, ma la situazione è bearish. Mentre per quanto riguarda le alt, c'è qualcosa di interessante. Quindi se si vuole andare a cercare qualche trade su alt BTC, c'è qualche spunto veramente interessante come quelli che abbiamo visto poco fa. Io ovviamente seguirò giorno dopo giorno con voi l'andamento sia di Bitcoin che delle alt per aggiornarvi su quella che è la mia visione, sperando di ritornare tutti insieme belli bullish il prima possibile. Nel frattempo però io, giocando in difesa, mi vado a cercare il mio short di copertura in zona 44.000. Amici, vi faccio un caro saluto e ci vediamo venerdì.